Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi, terzo giorno sui 10 che vi avevo già anticipato dedicati ai deck da far girare insieme allo Grider. Ragazzi, abbiamo visto ieri il deck vincente con il mago di ghiaccio, lo Grider, e non ricordo neanche bene la strega notturna, la fireball e gli scheletrini. Il giorno prima, l'altro ieri invece, lo abbiamo visto non me lo ricordo neanche quello, ma oggi ragazzi andiamo a vedere il terzo deck. Ragazzi, mentre io sono bello sdraiato con la fetta di anguria al mare, ho lavorato sodo per garantirvi 10 video che potessero tenervi un pochettino di compagnia in questi giorni che purtroppo non potrò essere su YouTube. Vi ricordo ovviamente che dal 7 o 8 settembre, non ricordo, tornerà tutto come prima. Ci sarà la live al pomeriggio, ci sarà la live alla sera ragazzi, e vedremo di farne un'altra anche nella metà pomeriggio o altrimenti mettendogli dentro un bel video. Ma cianciuole bande ragazzi, di lì lo potete vedere il nuovo deck che vi voglio proporre quest'oggi ragazzi, sempre davanti, immancabile, insostituibile, il nostro suino seguito dal cavaliere ragazzi, il vortex e la zap, palla di fuoco, boia, moschettiere e spirito del ghiaccio. Ragazzi, questo deck invece è un po' più difensivo, come vedete abbiamo il vortex infame, assolutamente cattivissimo da giocare in qualsiasi frangente, sia in attacco che in difesa. Boia e moschettiere, carte da mettere sostanzialmente o in apertura di gioco dietro comunque la nostra torre, ma la combo ovviamente vortex moschettiere la potete vedere benissimo insieme allo spiritino del ghiaccio, che poi daranno la possibilità al nostro suino di poter entrare cattivo. La fireball va usata anche lì o in difesa se siamo messi alle strette, o in attacco per distruggere eventualmente i suoi edifici e dare la possibilità al nostro suino di entrare, o addirittura direttamente facendo la combo Hogfire. Ragazzi, giochi lo Grider, sai che lui metterà le truppe vicino alla sua torre, gliele bruci guadagnando una manciata di secondi abbondanti. Ragazzi, e cavaliere immancabile anche lui, lo giochi sempre in mezzo, che va a fare i suoi disastri. Ragazzi, non ci fermiamo qui, andiamo subito nell'arena, vediamo come possiamo far girare questo deck. Siamo contro Iago Rua 7 degli Arrasadores. Allora 8, 9 e 10, apriamo con un boia, lui gioca un miner, non facciamo assolutamente nient'altro, lasciamo che sia il boia e la torre a dare solo due colpi di vantaggio alla nostra torre causati dal miner. Possiamo aspettare ancora un attimo, secondo miner addirittura per lui, noi mettiamo uno spiritino del ghiaccio, peccato che salta sul miner, avrei preferito tenerlo giù quello spiritino, e direi che è pronto già il nostro primo super push ragazzi, con lo Grider che passa davanti ma non viene colpito dalla torre. Andiamo a zappare anche i suoi goblin lancieri, vortex per lui che in realtà mi semplifica l'attacco, e come vedete ragazzi, super micidiale questo attacco. Va giù la torre con il primo attacco, va bene così, lasciamo pure entrare la sua princess, non mi preoccupo, metto un boia molto alto, vediamo se ha senso giocare il boia così alto, e va bene, tira giù la sua princess, recuperiamo ancora un pochettino di mana, lui va con un'altra princess di là, io gli metto un bel cavaliere. Continuiamo a tenere il mana, abbiamo il vortex che potrebbe essere dei nostro aiuto, giù la seconda princess che ci dava veramente veramente fastidio, aspettiamo ancora, ecco qua il vortex giocato malissimo ragazzi, giocato malissimo questo vortex, tento di venirmi in aiuto con la scarica, 1338, ho tirato male il vortex, sarebbe stato dovuto andare un pochettino più indietro in modo che comunque il moschettiere si faceva tranquillamente il suo golem del ghiaccio e poi poteva farsi anche la gang. Comunque tentiamo un attacco, va bene così, che lui è costretto a sprecare mana di là, tira anche il tronco, spreca 6 di là, la gang entra, danneggia ancora, lasciamola pure passare, andiamo a pulire di qua con la fireball in modo che tiriamo giù il suo golem del ghiaccio, la sua strega notturna e i suoi pipistrelli, molto bene, adesso è tutta da chiudersi in difesa ragazzi, è tutta da chiudersi in difesa, peccato per la princess che riesce a fare male ragazzi, tira addirittura due colpi, 4 e 21, non è ancora a portata di fireball, non è ancora la sua, la mia torre,
è a portata però di Miner, che va a danneggiare pesantemente. Aspettiamo il secondo Miner, non arriva il secondo Miner. Allora vado così ragazzi, lui ha 2,79, la Fireball non dovrebbe fargli la torre. Andiamo a fare quel discorso qua e centriamo tutte le truppe con la Fireball. Eccolo lì il barbatrucco, 137, ferma il Miner, bene che l'abbiamo fermato. Torre a 66 ragazzi, qualsiasi cosa lui tiri io gioco uno Grider, va benissimo. Andiamo col tornado a spostare l'orda, doppio tornado Grider non si salva, riusciamo a peccato perdere, purtroppo perdiamo la torre. Abbiamo l'ultimo minuto per riuscire a ribaltare le sorti della partita. Un boia è necessario per poter aprire e un cavaliere assolutamente lo deve seguire. Vai con lo Grider adesso, mettiamo lo spiritino di ghiaccio centrale, bella la doppia Nightwitch, bello anche però lo Grider che infame danneggia, salvo il boia al 5. Vediamo di mettere un cavaliere, peccato. Ora mettiamo un moschettiere molto arretrato, 1771, 33 secondi, 1149. Non è messo così bene lui. Vai, ah, il Vortex, peccato per il Vortex. Il suino passa comunque ragazzi, avviciniamo, giriamo un attimo le sue truppe. Lui va di nuovo con il Miner, vediamo se ce la facciamo, 9,84, peccato, 7,70, riusciamo col cavaliere a fermare, 6 secondi, 5, 4, 3, 2, 1 e la chiudiamo in pareggio ragazzi. Non era facile questa partita, ma come vedete il deck si è comportato bene. L'errore è stato fatto solamente nella giocata della torre a sinistra, non avessi tirato male quel Vortex avrei sicuramente tenuto indietro la gang di Goblin e dato la possibilità al moschettiere di vincere ragazzi. Ma come vedete questo deck è giusto, non è assolutamente malvagio. Moschettiere e boia li giochiamo dietro per aiutarci nelle pushate con lo Grider. Il Vortex è andato a disturbare, Zap e Fireball fanno il mega danno ad aria, cavaliere e spirito di ghiaccio quasi giocati come delle carte jolly. Bene ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato anche questo video. Voglio ricordarvi di mettere un bel pollicione in su se vi è piaciuto e di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. E quindi io vi dico che noi ci vediamo domani con un prossimo video. Non prendete troppo sole, mi raccomando, che poi vi bruciate. Ciao!